Scusi. Buonasera. Salve. Ecco, intanto si accomodi, signora McCandles. Vado a dire a Ronnie che è arrivata. Ah, Nancy, Ronnie è in camera di Lisbeth. Si stanno provando i vestiti. Centinaia e centinaia di vestiti. Signora McCandles, Jordi Clegg. Ciao, Jordi, come stai? Non c'è male, sto aspettando Lisbeth. Aiuta Ronnie a prepararsi per la grande serata. Beh, è molto carino da parte sua. Stasera Ronnie ha molto bisogno di aiuto. È vero, ha ragione. Ronnie, non lo so, è ansiosa di vedere suo padre, ma ha anche paura di incontrarlo. Lo so. Deve decidersi o una cosa o l'altra. Forse potrò calmare un po' la sua ansietà. Per questo l'accompagno stasera per riempire gli eventuali silenzi assordanti. Sì, sono un po' come un membro del corpo diplomatico. Ci sono queste due nazioni che non hanno mai avuto rapporti. Già, già. Ronnie può contare sul più valido aiuto che potesse avere. Grazie. Lei arriverà a un trattato di pace. Lo spero. Ma, signora McCandles, ho visto come ha trattato i miei genitori alla festa del senatore. Non avrei mai creduto che avrebbero sorriso all'annuncio del fidanzamento di Julie con Tyler. Devo riconoscere che ha una grande abilità. Sì. Tuo padre e tua madre l'hanno presa molto bene, Jordi. Oh. Signora McCandles, ciao, buonasera. È un piacere vederti. Ma come sei carina. Ah, la ringrazio. So che è venuta per Ronnie, mi ha raccontato tutto. È molto gentile ad accompagnarmi. Ma è pronta, non sta vorrei prendendo che il cappotto. Scenderà da un momento all'altro, non si preoccupi. Eccola che arriva. Ehi, che schianto. Valeva la pena di aspettare. Sembri uscita da una favola. Ascolta, non vuoi venire a cena con me? Lisbeth potrebbe incontrarsi con tuo padre. No, niente da fare, i posti sono già assegnati, con te ci sto io. Va bene, vedrai che andrà tutta a gonfie vele, ne sono certo. Oh, grazie, Jordi, spero che tu abbia ragione. Anche Wally è dello stesso parere. Ah, lo vedi allora, i migliori cervelli dell'Easy Rider sono d'accordo. Sei pronta? Sì. Ciao. Andiamo. Allora auguri e divertiti, eh. Grazie, buonanotte, anche arrivederci. Tu. Allora, sei meravigliosa. Senti, siccome è un po' presto, vuoi che aspettiamo qui o vuoi che andiamo subito al ristorante? No, preferisco andare al ristorante. Vabbè. Se devo stare qui pensando a quello che sto per fare, finirei col girarmi e tornare in camera di corsa. Ah, io ti verrei dietro, ti prenderei per un braccio e ti trascinerei giù. Oh, è vero. Jordi ha ragione. Andrà tutto a gonfie vele. Ricorderai sempre questa serata. Sa, mi sembra già di vedere la scena. Entro timidamente nel ristorante, mi avvicina un uomo che non ho mai visto e gli dico: ciao, io sono quella figlia che hai perso di vista. Quanto vuoi scommettere che a questo punto tirerà fuori la più vecchia battuta del mondo? E cioè? Dove sei stata per tutta la mia vita? Oh, e così io svengo. Vieni, andiamo.